Dopo il lungo stop causato dalla pandemia, il cinema Metropolis di Umbertide ha finalmente riaperto le sale al pubblico e lo ha fatto in grande stile, inaugurando la stagione 2021-2022 con un ospite d'eccezione, Nanni Moretti, tra i più grandi registi e attori italiani contemporanei. Portano infatti la sua firma film del calibro di Bianca, Caro Diario, La stanza del figlio, Il Caimano, Habemus Papam, fino al suo ultimo lavoro, la pellicola Tre piani, la prima che trae ispirazione da un libro, il romanzo dell'israeliano Eskol Nevo, girata nella primavera del 2019 e a causa della pandemia uscita nelle sale 2 anni dopo. Con ben 11 minuti di applausi all'ultimo Festival di Cannes, Tre piani è il primo film di Moretti interamente drammatico, dove non trovano spazio né il sarcasmo né l'ironia tipiche del suo modo di fare cinema. È il mio primo film dove non c'è niente da ridere, questa volta non c'è posto per l'ironia e penso di averne diritto, ha detto Moretti, presente in sala venerdì 1 ottobre, prima della proiezione della pellicola al Metropolis, che ha registrato il tutto esaurito. Leggendo il romanzo di Nevo, Nanni Moretti ha subito sentito che i personaggi gli stavano parlando e insieme alle sceneggiatrici Federica Pontremoli e Valia Santella ha intrecciato tre racconti che nel libro sono tenuti separati, sviluppandoli in un arco temporale di 10 anni. Ne sono nate storie da cui emerge il lato più oscuro del quotidiano, l'assenza di dialogo, il disamore, vite isolate in un eterno conflitto. È come se non esistesse più una comunità, ha affermato il regista, ma la pandemia ha smascherato questa bugia perché ci ha mostrato come sia difficile vivere isolati gli uni dagli altri. E alla fine della sua breve quanto intensa presentazione, l'invito a fare tesoro di questa terribile esperienza della pandemia e a non rinchiudersi nei tre piani come hanno fatto i protagonisti del suo film. Il cinema Metropolis finalmente riapre la sua sala. Matteo Cesarini, cosa ci aspettiamo da questa, speriamo, lunghissima stagione cinematografica? Beh, innanzitutto speriamo di non avere più interruzioni come prima, che le cose vadano per il meglio, insomma, in generale, non solo per il cinema, ma per tutti. Abbiamo una stagione molto ricca davanti perché ovviamente questo settore è rimasto in pausa, è rimasto fermo, molte uscite programmate sono state stoppate, alcune sono finite sulle piattaforme, però molti titoli, diciamo, di cartello in realtà sono rimasti lì in naftalina aspettando, insomma, la riapertura delle sale che è arrivata finalmente, la situazione è migliorata, quindi avremo un sacco di grandi uscite per tutta la stagione. Anzi, forse stiamo vedendo che al momento ci sono addirittura c'è una sovraesposizione di titoli e quindi per chi ha una sala sola come noi fare scelte adesso in questo momento su cosa programmare è quasi complicato, però insomma siamo contenti di essere ripartiti e siamo fiduciosi, insomma, che le cose andranno per il meglio. Tra i film rimasti in naftalina, quindi che finisce sul grande schermo in ritardo, c'è anche Tre piani di Nanni Moretti, iniziate con il botto, veramente. Esatto, esattamente, sì, c'è questo rapporto ormai di amicizia con Nanni Moretti, che lo lega al cinema postmodernissimo di Perugia, noi gestiamo il cinema Metropolis insieme, siamo un unico soggetto che gestisce queste due sale, quindi siamo felicissimi di essere riusciti a portare Nanni Moretti anche a Umbertide, ovviamente mancava un ospite di questa caratura, qui parliamo veramente di un maestro, forse il regista vivente più importante d'Italia, quindi erano venuti altri ospiti, però questa volta siamo veramente al massimo, quindi siamo felicissimi, lui è legato a Perugia, era venuto prima del secondo lockdown per presentare l'anniversario di Caro Diario, aveva letto i diari di allora e stavolta, insomma, siamo riusciti a portarla anche qui. Ci fa molto piacere perché veramente è un po' la coronazione di un sogno e di un lavoro che facciamo da ormai più di 10 anni, dal 2009 che c'è il Cinema Metropolis, quindi insomma siamo molto contenti che Nanni abbia accettato di venire un po' più in provincia rispetto, insomma, alle solite città che fa ultimamente, tra l'altro centellinandole, quindi Perugia è veramente una delle poche città in cui lui ha seguito questo film e, insomma, c'è anche Umbertide, quindi siamo al settimo cielo proprio.